Signori, riprendiamo col nostro Resident Evil Revelation 2. Ci eravamo lasciati alla fine della mini campagna di Claire e Moira e riprendiamo qui. Dopo il piccolo menu finale di quella campagna c'è questo albero dell'abilità che è fichissimo, perché abbiamo 5600 punti da spendere. Aumenta la potenza delle armi secondarie? Assolutamente sì. Minchia, dopo costa 1200. Questo cosa fa? La finestra di invincibilità aumenta durante una schivata. Oh, aumentiamo i frame di invincibilità. Come in Dark Souls, bellissimo. Questo cos'è? Riduce il tempo necessario per usare un'erba verde. Aumenta la potenza di fuoco quando accovacciato. Ah, però, non ci ho mai pensato di sparare accovacciato in un Resident Evil, io sinceramente. Aumenta la potenza di fuoco del primo colpo dopo aver cambiato arma. Piede di porco di Moira, sì. Aumenta il potere d'attacco del mattone usato da Natalia. Chi cazzo è Natalia? Spoiler, bastardi! Ma vaffa, gioco di copia. Aumenta il potere d'attacco del 10% per tutti i tipi di attacco per 5 secondi dopo aver cambiato personaggio. Lasciamo perdere. Questo cosa fa? Aumenta l'efficacia della torcia, sì, perché fa cacare. Dai, riduciamo il tempo di cura. Aumenta l'efficacia dell'erba. Buono anche questo. Sì, dai. Attacco caricato. Tieni premuto R2 per caricare gli attacchi fisici. Ah. Dammi. Dobbiamo imparare a schivare. Cioè, usarlo un po' più spesso perché è molto utile. La finestra di invincibilità aumenta. Ok, l'abbiamo fatto. Diventi momentaneamente invincibile quando accovacciato. Oh, madonna, vabbè, dopo alla fine diventi Dante di Devil May Cry, quindi cioè, fai saltare delle teste e basta. Teniamoci i punti, via. Continua. E iniziamo. Qua c'è pieno di roba di Kafka. Iniziamo col nostro... Oh, arriva la guardia costiera, veramente. Il nostro Barry. Sarà Barry? Porca, è arrivato! L'hai invecchiato. Non è più lui. Sono qui, piccola. Per favore, tieni duro. Mamma mia, signori, arriva Barry. Cazzo, sembra Bobby Sinclair di Supernatural. Oddio, sarà Arbe. Io immagino, conoscendo il personaggio di Barry, che riceve una richiesta del genere da sua figlia, secondo me ha portato una bomba nucleare. Cioè, se me lo fai cominciare col coltello, disinstallo il gioco, perché non ci crede. Chi cazzo è questa? Quella che tira i mattoni. Oddio, già quella pistola lì mi garba. E sparale. La bambina in una situazione del genere, con una sottoveste demoniaca. Ma che faccia, aiuto! È inquietante da paura quella tipa qua. Sparale, Barry. Spara. Non pensarci. Ora sta qui alla barca, signorina, capito? Ho delle cose da grandi da sbrigare, ma tornerò più tardi, ok? Ma la voce di Yanko? Non puoi lasciarmi così! No. Non puoi seguirmi, è troppo pericoloso. È quella che... Anche qui sarò al sicuro. Esiste una ragazzina al mondo che faccia quello che dice. Povero Va bene, stammi vicino. Sei con me ora. Andiamo. Bello orologio, Barry, bravo. Oddio, c'ha la mano. Oh, madonna, ve l'ho detto, è pieno di roba, Barry. Non vedo l'ora. Allora, piano. Prima cosa, che cazzo di pistola della madonna c'è in mano? È quella di Robocop. Secondo me è raffica. Sì, però, cioè, portatele un po' di munizioni, santo iddio. Allora, Samurai Edge. È la Samurai Edge. Io ci provo, raga.
Ok, era inevitabile. Meglio così. Ok, Samurai Edge. Abbiamo un AR-15 o un M4. Sì, bellissimo. E la nostra Colt Python inseparabile dal primo Resident. Bene, signori, con Barry non si scherza. Aspetta, dammi tutto. Dammi tutto. Dammi tutto. Con Barry non si scherza. Certo che potevi venire anche con qualcun altro. E posso usare te? No, ancora no. Però tu sei veramente inquietante come poche cose al mondo. Oddio, io ti ammazzo. Perché nei vecchi Resident davi roba. Nel 4 i corvi droppavano un sacco, qui non mi... radio. Dovrebbe essere quella. Non mi ha dato nulla. Cosa fai qui tutta sola? I tuoi genitori? Non ho più i genitori. Povera. E non so perché sono qui. Sono qui e basta. Ti ha presa come ha preso la mia piccolina. Eh sì. Barry, già ti amo. In questo titolo. Sei veramente fico. Oddio, ha droppato. No. Bottiglia vuota. Che cazzo me ne faccio? Metto i messaggi da spedire. O forse mi serve per... Puoi combinare questo oggetto con altri per ottenere armi secondarie. Ci facciamo la molotov, signori. Godo. 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 Questo titolo ci sta... Ci sta riservando parecchie sorprese. E la cosa mi interessa un bel po'. Qui c'è un barilotto. Troviamo 10 colpi di 9 mm Samurai Edge. È rubata Wesker quella Samurai lì. Non aveva quel modello lui, però. Ti faccio paura? No, sembri a posto. Sembri a posto. Oddio. Fucile d'assalto, godo. Devo ricaricarlo per caso? No. La capienza massima è 30. Va bene. Attenta. Oddio. Le schifezze. Lascia stare la bambina. Perché vai subito da lui? Da lei, granchiaccio. Muori. Ah, sono tornato indietro per nulla? Qui non si passa, non avevo notato. Eh no, si vede che la via è proprio quella. Devo mandare su lei qui? Cosa devo fare? Boh. Signori, ci salutiamo qui. Finisce la campagna di Barry. È finita. Boom. Titoli. Non so dove andare. Di qua. Affanculo. Porca vacca, almeno. Come ti chiami, piccola? Natalia. Bella, torcia al seno. Beh, è proprio un bel nome. Io sono Barry. Barry? Sì, Barry. Esatto, facile. Come Stroberry. Un po' più di ritmo nei dialoghi, magari. A me non è neanche antipatica Natalia. Per il momento ha la personalità di un comodino, però giustamente è appena cominciato. Oddio, arrivano le merdaglie. Guardali, pla pla pla. No, non uso dei colpi per voi. Dopo le vicende nella scorsa campagnola di Claire, quello si è buggato, lo lasciamo lì. È caduta! Stupida, dai! Dopo la carenza di proiettili che abbiamo avuto con Claire e Moira, veramente... Oh, ma avete rotto la minchia voi, schifosi granchiacci. Vieni qua. Oh, scusa. Poi ho aumentato anche il potere del corpo a corpo. Vabbè, non guardiamola mentre si bugga, che è brutto. Questo è da spingere sicuro. No. Questi non danno... Oh, io ho il doppione. Godo. Ah, sono 8 in totale, saranno 4 e 4 allora. Ah, ragazzi, mi stavo dimenticando. Ho provato la modalità raid, che è compresa insieme agli episodi, giustamente. Un passaggio segreto.
compresa insieme agli episodi, è fichissima, veramente. Vi porterò qualche video perché veramente questa è una droga. L'unica via di accesso. Ed è pieno di granchi. Dai, schifo. Ma l'ha ricevuto solo Barry quel messaggio? Dai, sì. Sembra bizzarro, no? Poco plausibile. Dunque, veramente, Barry è spettacolo, eh? Questo gioco, mamma mia. Giusto che avesse un po' di spazio, come Dio comanda. Siamo dentro. Siamo dentro. Oddio, la pianta rossa si combina. Gli elementi segnati con un più possono essere combinati con altri oggetti. Per combinare degli oggetti, scegli combina dall'inventario o vai alla schermata delle combinazioni. Fammi vedere cosa intendi. Un'arma speciale che combinata con una verde ne aumenta la quantità. Cosa vuol dire la quantità? Oddio, cosa ho fatto? Madonna santa, pensavo di averla buttata. Allora, combina. Ah, ma che fico! Ma che bello, ma che bello, ma che bello. Ragazzi, stiamo trovando veramente tanta roba. Di piombo. Questo vuol dire che... I mostri. Don't worry. Mostri. Finta Ellie. Che tiri mattoni. Sei proprio come Ellie. Don't worry about this. No, don't worry, I have this. Diceva Barry. Con questa. Mostri. Che si mettano davanti. Mettetevi in fila. 6 colpi e basta. Ma dai, veramente. Chi ci crede che Barry arriva con 6 colpi di Col Python? Comunque, vi dicevo, con tutta la roba che stiamo trovando, si preannuncia una campagna veramente, veramente da spaccare degli anni. Vieni, vieni. Dal rumore che fa questa Samurai Hedge. Figli di puttana, salama bitch, dai. Come si usa bene questo cavolo di AR? Deve essere uno degli infetti citati nel briefing. Hanno fatto il briefing e ti ha mandato da solo? Va bene. Uomo esercito. Brutti rumori. Stai lì, ciccia. Cassa. È mia. Godo. Che bel rumore che fa quando lo tira fuori. Madonna. Che detto così è anche un po' sporcaccione. Però. Signore, proseguiamo ancora un attimo, poi ci salutiamo. E mi metto a montare i videozzi, ve li posto, perché io sto registrando di seguito, dato che sono very, 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 very infoiato con questo titolo. E sono curioso di sentire cosa ne pensate voi. Come lo sai? Esatto, e dov'è? Riesco come a vederli. Cambia personaggio, cosa vuol dire? Natalia possiede l'abilità di percepire i nemici. Facendola covacciare con L3 può aumentare il suo raggio d'azione. Inoltre, nella posizione covacciata, Natalia può muoversi senza fare rumore, in modo che i nemici riescano a trovarla più difficilmente. Natalia può anche trovare oggetti nascosti puntandoli con L2. Perché? Non ho paura. Guardali! Li vede! C'è qualcosa più avanti, attento! Oh madonna, ma è proprio la bambina di The Ring questa. E è il braccialetto, ragazzi, è rosso. È un esperimento, sta mutando. Cazzo. Comunque sì, si sente puzza di The Last of Us qui? Un pochino sì. Però sì, l'ho già puntato, ragazzi, prendila. Però fica questa cosa. C'è qualcosa più avanti, attento. Signori, ci salutiamo. Ci salutiamo e... Mamma mia, quanto è fico. Ciao da Barry, ciao da Natalia, ciao da Ferdi, sempre sul canale Ferdi Misco 84. Noi ci ritroviamo qui al prossimo appuntamento. Lasciate un mi piace. Sì.